Niente, io do il benvenuto a tutti quelli che sono gentilmente venuti in presenza, ma anche ai colleghi che assistono in remoto e che certamente ci fa piacere che assistano integrando la partecipazione di presenza. L'incontro di oggi è molto interessante. È anche attuale, storia e fantastoria, il difficile mestiere di chi ricerca e insegna il passato. Io direi anche il difficile mestiere di chi vive oggi, perché lo abbiamo constatato in più occasioni, viviamo in mezzo a notizie che sono quantomeno da valutare. Le fake news, secondo me, possono essere contestualizzate utilizzando quattro avverbi: come, dove, quando, perché. Lì c'è il contenuto di tutta la comunicazione. L'ordine non ha importanza, lo lascio scegliere a voi. Certamente Internet ha la funzione di amplificare e anche, secondo me, anche di rendere più realistiche le fake news, perché non c'è neanche il tempo quasi di percepirle e di verificarle. Addirittura oggi c'è un'industria, ma non, forse non solo da oggi, da qualche anno, delle fake news. Ci sono queste troll factories che sono aggregati di sconosciuti che usano perfettamente internet, che costruiscono le notizie ad uso di chi gliele commissiona. Quindi c'è tutta una struttura che cerca di interferire sia nelle opinioni politiche sia nella vita sociale, come sappiamo tutti, nei processi decisionali. E se non è una fake news, c'è uno studio che mo ha mostrato che ci sono almeno una trentina di governi che metodicamente utilizzano questo sistema di propaganda orientativa, orientante. Beh, un esempio eclatante sono state le elezioni dell'anno scorso, esempi eclatanti li abbiamo oggi tra il Covid, la guerra e tutto. Quindi falsare la percezione della realtà è una cosa gravissima a mio avviso, perché uno crede che la realtà sia quella che gli viene propinata, se non è un pochino allertato, e io spero che il convegno di oggi possa avere anche questa funzione, dato che noi l'abbiamo anche propagandato tra gli insegnanti che seguono i nostri corsi di formazione in collaborazione con l'Accademia dei Lincei, perché ci sembra che sia un grosso tema di educazione civica trasversale, che noi ci facciamo carico oggi di divulgare come Istituto Lombardo e come sistema educativo dell'Istituto Lombardo in collegazione il Polo di Milano con l'Accademia dei Lincei. Ma deve essere un tema di cui si devono far carico gli insegnanti all'interno delle classi, perché tra l'altro penso che i giovani, con l'abitudine a considerare le notizie che hanno oggi a volo d'uccello, hanno davvero in tanti casi poche possibilità di difendersi da quello che gli viene somministrato dai media di tutti i tipi. Quindi, ecco, questo è un tema che secondo me gli insegnanti dovrebbero discutere in classe, basandosi anche su quello che impareremo tutti oggi da relatori illustri, quali quelli che abbiamo oggi, la professoressa Claudia Rotondi del nostro istituto, la professoressa Marina Gazzini dell'Università degli Studi di Milano e il professor Tommaso di Carpegna Falconieri dell'Università degli Studi di Urbino, Carlo Bo, che invidio molto perché Urbino è una bellissima città. Bene, possiamo cominciare i lavori. Io do la parola alla professoressa Rotondi. Grazie, grazie Presidente.
Io introdurrei un attimo i nostri relatori, i libri che hanno scritto, che sono anche un po' una delle ragioni per cui li abbiamo qui. Volevo chiedere a Fabio Terni se poteva per cortesia mettermi la prima slide. Dottor Terni? Anche se solo come sottofondo. La sì, prima non, slide. Non è così importante però, non ce l'abbiamo come sfondo. Vabbè, però, sì, allora, diciamo così che per tutti quelli che amano, insegnano, studiano, imparano la storia, certamente questo periodo è stato una conferma di quanto sia importante che la storia non sia distorta, abusata, soggetta a revisionismi strumentali, e in questo senso si è espresso anche recentemente il Comité International des Sciences Historiques con un comunicato sulla guerra in Ucraina. Qualcuno di voi ricorderà l'iniziativa di qualche anno fa, aprile 2019, il manifesto La storia è un bene comune, che ha avuto tra i primi firmatari Andrea Giardina, Andrea Camilleri e Liliana Segre, e che poneva in evidenza proprio il grave pericolo per la sopravvivenza stessa della conoscenza critica del passato. La frase, metto adesso, dovrei riuscire, la frase di Mark Bloch, che forse diversi di noi hanno riletto in questi giorni, scritta, pubblicata anzi nel 1921, ci fa fare un passaggio ulteriore, estratta dal saggio pubblicato da Bloch nel 21, Riflessioni di uno storico sulle false notizie della guerra. E di fatto ci dice che siccome le false notizie si diffondono nella misura in cui trovano un terreno di coltura favorevole, è più che mai opportuno per lo storico farne oggetto di studio. E proprio di analisi critica e di studio della storia, anche per capire come studiarla, come insegnarla, come ricercarla, con noi abbiamo Marina Gazzini, che è docente di storia medievale e di comunicazione storica all'Università degli Studi di Milano, e Tommaso Di Carpegna Falconieri, che è docente di storia medievale all'Università degli Studi Carlo Bo di Urbino. Entrambi hanno un curriculum molto interessante, molto articolato, fatto di didattica universitaria, fatto di ricerca, fatto di presenza in istituzioni accademiche, ma quello che volevo sottolineare qui oggi è fatto anche di terza missione. Per entrambi loro è importante la terza missione, con questo termine intendiamo proprio, diciamo, la divulgazione di quello che loro studiano e ricercano. Qui vedete, ok, le copertine, le indicazioni bibliografiche dei due libri, perché appunto Tommaso Di Carpegna e Marina Gazzini hanno pubblicato recentemente due libri che li rendono per noi gli interlocutori più che mai adatti a dibattere il tema di oggi. Volevo dirvi qualcosa delle mie impressioni, diciamo, su questi due libri. Comincio dal libro di Tommaso Di Carpegna, perché è quello che è stato pubblicato prima, nel 2020, dalla Terza, e che io ho trovato essere un insieme di meditazioni sulla storia, di meditazioni coltivate a lungo, si vede, si capisce, e offerte a un lettore che è disposto a farsi condurre nel labirinto evocato dal titolo. Un labirinto in cui si affrontano una serie di argomenti come la disinformazione, l'interpolazione, le dislocazioni immaginarie, le cronologie fantastiche, ma anche ad esempio le rimozioni, le negazioni, le riscritture che la storia può contenere e può anche nascondere. Ci sono 10 capitoli, ognuno di questi capitoli ci conduce a ragionare su questi temi nella loro dimensione storica, però anche a considerarne la rilevanza e la pervasività, l'immanenza nel quotidiano. Poi a ulteriormente tracciare il legame con la quotidianità sono frequenti riferimenti a notizie che a volte sono di storia, a volte sono di cronaca, che vengono però ricondotte, rilette alla luce di uno specifico paradigma, quello del metodo storico, rendendo evidente come nel metodo, nella sua conoscenza, nel suo utilizzo, risieda quello che è un potenziale, uso un termine forte, ma uso un termine anche che gli autori hanno usato in qualche modo, un potenziale rivoluzionario della storia. Perché mai dovremmo considerare rivoluzionario un metodo storico?
Perché storicizzando i fatti, studiandoli con l'attenzione ai dati, alle fonti, collegandoli tra loro, affiniamo la nostra capacità di analisi e ci appropriamo di un metodo e anche di uno strumento che ci consente di discernere e di, termine essenziale, comprendere. Quindi se abbiamo questo strumento a portata di mano, perché non usarlo? Questa è la stessa consapevolezza che, a mio parere, è inserita, è sotto traccia in tutto il volume curato da Marina Gazzini, Il falso e la storia, che non trovate in formato cartaceo. Questo invece è, forse a casa non si vede più, questo è il libro edito per La Terza, ecco qua, da Tommaso Di Carpegna, e invece l'altro testo è un testo che è disponibile solo in ebook EPUB, è un quaderno della Fondazione Feltrinelli. Questa raccolta di saggi ha questa caratteristica, c'è una domanda di ricerca che è per quali ragioni si sono prodotte e si producono i falsi, potremmo metterla in questo modo, che viene affrontata da diversi storici. Anche qui volevo dirvi qualcosa ancora sul libro, c'è una prima parte che tratta della storia tra usi, riusi, abusi moderni e contemporanei, ma poi magari nell'interloquire con gli autori arriveremo a qualche approfondimento, e poi c'è una seconda parte che è centrata su quelle che vengono definite le armi critiche del medievista, la filologia, il diritto, la paleografia, la filosofia, una sorta di cassetta degli attrezzi che viene vista come utile per interpretare, per comprendere sia il passato sia il presente. Un accenno volevo fare anche all'appendice del volume, perché l'appendice contiene un prontuario degli stereotipi e delle false conoscenze medievali e declina sinteticamente sia la conoscenza diffusa sia la conoscenza storiografica su quei temi. Quindi ci aiuta anche a scoprire le tante false credenze di cui magari noi stessi siamo vittime inconsapevoli. Di entrambi questi testi possiamo dire che possono aiutare a sviluppare, forse se non a sviluppare, se non altro ad allertare, lo spirito critico che dovrebbe caratterizzare ogni approccio alla storia, perché danno modo di riflettere anche dal lato della costruzione della falsificazione, della costruzione della superfetazione. Allora mi sono chiesta come parlare di questi temi approfittando della presenza degli autori di questi due libri. Quello che vorrei fare è proporre a Marina Gazzini e a Tommaso Di Carpegna alcune parole chiave, alcuni termini, concetti desunti dai due testi che possono aiutarci a rispondere a quella domanda che, come docenti, come studenti, come studiosi, possiamo sia porci sia sentirci porre. Quindi al centro vorrei porre questa domanda, che è una domanda famosa, che è una domanda che viene ripresa nel libro di Tommaso Di Carpegna dall'Apologia della storia di Mac Bloch, che è questa: cosa serve la storia? E comincerei a chiedere loro di parlarne a partire da queste due parole, se la storia è ciò che trovi per 24 ore su Instagram, e in questo invece la distinzione della lingua inglese ci aiuta, no? Tra storia e history, siamo di fronte all'opposto rispetto a un percorso che invece ha un suo sviluppo, una sua durata, una sua complessità. E come si può rispondere, questo vorrei chiedere loro, a questa virata semantica del termine storia che arriva a designare in qualche modo il suo opposto, cioè come si entra in relazione, in contatto con chi magari non è neppure del tutto consapevole di questa virata? A voi. Dacci un ordine di entrata in scena. No, non darò l'ordine di entrata in scena. Tanto noi intendiamo... Bisogna fare... alzare la mano. Va bene. Posso? Tommaso Di Carpegna ha la parola. Grazie. Tanto noi tenteremo di fare soprattutto una conversazione con la collega, con voi. Siamo molto contenti di questo invito che veramente affronta uno dei temi centrali della,
della situazione, ce ne accorgiamo tutti, insomma, vediamo quello che sta succedendo. È stato evocato all'inizio la questione della guerra e delle false notizie, no? Arriva la guerra, trovo nel diario di mio bisnonno, tempo di guerra, spaccio di bugie, e si riferiva alla prima guerra mondiale, e siamo sempre alle solite. Mi è piaciuto moltissimo una piccola nota del Presidente, che ringrazio, quando ha parlato di educazione civica trasversale, che in fondo è il senso profondo dell'incontro di oggi, visto che anche appunto ha una funzione, diciamo così, di informazione nei confronti di altri docenti. Mi è piaciuto molto il riferimento al Comité International des Sciences Historiques e alle dichiarazioni che sono state fatte, perché ci portano proprio al centro del discorso, ovvero a che serve la storia in un mondo che sembra averla completamente dimenticata, tant'è che la parola storia ha virato di significato, no? La storia di Instagram, e che tuttavia viene tirata in ballo continuamente, ad esempio, come abbiamo già più volte ricordato, nella situazione della guerra di propaganda che si combatte contemporaneamente alla guerra combattuta sul campo di battaglia. Allora, è difficile dare una risposta univoca. Diciamo così, in momenti di crisi come sono quelli attuali e come è stato il momento di crisi in cui Mark Bloch si faceva la stessa domanda, papà, che serve la storia? Se lo scriveva nel 41, se lo domandava nel 41 con la Francia invasa dai tedeschi, e quindi diceva cosa abbiamo fatto, tutto quello che noi abbiamo creato, tutta la grandeur, tutta la certezza della storia nazionale di Francia, che fine fa di fronte a una situazione di questo genere? Oggi ci troviamo di nuovo in una situazione di crisi di altro genere e ci possiamo domandare a cosa serve la storia, soprattutto quando qualcuno la usa in modo diverso da quanto gli storici sono soliti e debbono fare. Soprattutto quando la storia non è più avvertita come uno strumento di conoscenza della realtà, ma semplicemente di descrizione, di racconti, di fatti, di notizie che sono propalate al vento. Allora la risposta, e passo subito la parola a Marina in modo che abbiamo uno scambio, la risposta che io ho cercato di dare nel mio libro, che si occupa soprattutto di falsificazione della storia, non soltanto ma soprattutto, è proprio questa, cioè a cosa serve la storia? In una società che sembra aver perduto il senso del reale, una società in cui appunto si parla di virtual reality, e noi capiamo benissimo di che cosa stiamo parlando, no? Ma è un ossimoro, in cui c'è una gran confusione tra la tua, diciamo, vita e la tua vita sui social, in cui tu puoi tranquillamente avere 4 o 5 alias e magari commettere dei crimini senza sapere di starli commettendo, perché credi che quello che stai scrivendo su una pagina Facebook non conti, come quando i nostri studenti ci chiedono se possono fare l'esame in privato, e che chiaramente non si può scrivere, a volte che non si può fare, no? Tutto questo mondo che ha completamente perduto il senso del rapporto della realtà concreta, dei fatti, della responsabilità, ebbene, tutto questo secondo me viene restituito proprio dall'indagine storica, che è una sorta di forte affermazione della realtà ontologica dei fatti. Le interpretazioni possono essere di tutti i tipi, possono variare nel corso del tempo, ma esistono dei fatti, il che vuol dire che esistono delle persone che li fanno, esistono delle responsabilità, esistono delle situazioni che lo storico può, deve ricostruire con la sua maggiore onestà possibile. E questo è il suo senso civico profondo, a mio avviso. Dunque, in una società in cui si è perduto in gran parte il senso del reale, la storia serve a restituire realtà. A voi, madame. Grazie. Sì, grazie a chi mi ha preceduto. Allora, a che cosa serve la storia? La classica domanda, appunto, da un tempo si diceva da $1 million, possiamo anche aumentare ora come cifra. Diciamo che
oltre a quello che ha già evocato Tommaso, mio collega appunto Tommaso, sicuramente la storia non serve semplicemente a raccontare storie, quindi fare storia non è soltanto raccontare appunto delle storie, per quanto possano anche essere storie ricostruite in maniera attendibile. Però fare storia è anche cercare di capire le ragioni, dare un'interpretazione e a lungo si è anche appunto lottato contro una storia semplicemente evenemenziale, quindi fatta di avvenimenti. E in più, visto che è difficile dire appunto a che cosa serve la storia, si può anche dire a che cosa non serve la storia, quindi alle volte rovesciare l'interrogazione al negativo può essere utile. Quindi, come già stato anticipato, la storia non serve a giustificare la propaganda, a giustificare delle scelte del presente, oppure anche, venendo al nostro amato Medioevo, la storia, quando spesso l'aggettivo medievale, il mondo medievale viene usato in maniera stereotipata come emblema di qualsiasi arretratezza culturale, come luogo di efferatezza, ecco, la storia non serve a scaricare su altri le proprie responsabilità, che è una parola che hai usato tu e che è giustissima. Quindi lo storico, ecco, lo storico non è un giudice, è uno dei temi che è un classico, no? Il giudice e lo storico non è un giudice, per nostra fortuna, quindi almeno quello ci viene risparmiato. E non è neanche in questa, oggi spesso l'attività dello storico viene un po' nel rapporto con le notizie, attendibili, non attendibili, vere, false, viene un po' accostato al cacciatore di bufale, no? Le fake news e al debunker. In realtà lo storico non è neanche quello, perché il fine del cacciatore di bufale è scoprire la bufala e anche cercare di, per quanto possibile, di cancellarla dal panorama, mentre lo storico ama anche le false novelle, le notizie false, proprio perché si interroga, non gli interessa solo la notizia in sé, ma cerca di capire come mai quella determinata informazione ha potuto essere prodotta, quindi cerca di capire le ragioni, insomma, degli avvenimenti. A mio parere, ma so che in questo non tutti i miei colleghi sono d'accordo, comunque usando sempre delle parole usate prima da Tommaso, la storia serve a cercare i fatti e a ricostruire la realtà. Io la verità, quando si parla appunto dello storico cerca la verità, io col termine verità ho sempre un approccio un po', cioè sono un po' intimorita, mi sembra anche la verità con la V maiuscola. Secondo me, non che la verità non esista, però preferisco usare il termine realtà, cioè di verità forse ve ne possono anche essere tante, dipende dalla posizione in cui si guardano le cose, dal proprio modo di essere abituati a pensare, però la realtà è una sola, su quello è incontrovertibile. Ecco, quindi non so, forse in maniera un po' confusa, però spero di essere riuscita appunto a rispondere alla domanda, forse che cosa non è, piuttosto che cosa. Grazie, che cosa no, grazie. Posso fare un commento sì, su questa? Però chiederei poi a Terni se mi rimette la domanda di prima. Grazie. Prego. Per me lo storico è uno scienziato. Quindi la verità è il metodo scientifico, la tesi, l'ipotesi, la verifica e poi la conclusione o si torna indietro. Credo veramente che questo qui sia il connotato che dovrebbe avere lo storico, che è l'unica cosa che non consente interpretazioni, mi sembra, l'unico metodo, l'unica procedura. Solo questo.
Poi cosa serve la storia? L'ho sentito dire. È un commento molto interessante. Che esista effettivamente una metodologia, dei protocolli che vanno seguiti, altrimenti non si arriva da nessuna parte, e che è proprio quello che non viene fatto nel momento in cui invece si creano le false notizie, per esempio. Eh sì, siamo perfettamente d'accordo. Se posso permettermi anch'io, vorrei aggiungere una notazione proprio anche a vantaggio di chi insegna a scuola la storia. Da quello che avete detto sino ad ora e come emergerà bene durante l'incontro, perciò la storia non è un programma, la storia non è il programma di storia, ecco. Questo va detto. Potremmo dire la storia è il problema. La storia è il problema. Esattamente. Non è un programma, ma è un problema. Per usare e perché ai ragazzi non piace la storia? Ai ragazzi a scuola non piace, spesso a molti ragazzi a scuola non piace la storia, perché la storia non è il problema, ma è il programma di storia che affannosamente si insegue e si cerca di completare. È possibile completare il programma di storia? È un assurdo. E diciamolo sin d'ora, proprio appunto a beneficio anche del tipo, no, di approccio che vogliamo dare a questo tipo di incontro odierno. Nel momento in cui oltrepassiamo questo tipo di approccio, che come ben sappiamo anche a partire dalle indicazioni nazionali sull'insegnamento della storia nei diversi gradi di scuola è ormai del tutto superato, lo sappiamo bene, il programma di storia non esiste anche nelle indicazioni nazionali del Ministero, questa cosa emerge chiaramente. Nel momento in cui si oltrepassa questo tipo di approccio è chiaro che la storia diventa qualche cosa di altro. Allora, il punto di partenza è a cosa serve la storia, ma facendo un passo ancora indietro, che cos'è la storia da insegnare? La storia da insegnare, allora, è prima di tutto metodo, prima di tutto attenzione di approccio, prima di tutto pensiero critico, e allora a quel punto capiamo anche a che cosa serve o a che cosa non serve la storia. E potremo raggiungere anche l'obiettivo di suscitare, di stimolare nei nostri giovani studenti un interesse e una motivazione che diversamente mai riusciremmo ad accendere. Ecco, allora io ne approfitto collegandomi a quello che ha detto adesso Rita Pezzola, e dico sì, può essere che ai ragazzi, a qualcuno piace per fortuna la storia, non a tutti magari, però a quasi tutti piace la fantastoria, piace la realtà virtuale. Un attimo indietro. E nell'articolo di Tommaso Di Carpegna sul medievalismo e il rapporto tra falso, finto e sbagliato ci sono alcuni ragionamenti anche divertenti, come quello sull'elmo vichingo. Nel testo curato da Marina Gazzini c'è un saggio di Maria Elena Cortese proprio sui videogame e su come questi vengano usati oggi con una certa pretesa sottostante di fare storia. Di fatto però sono degli strumenti che nascono come ludici, ma che, chi lo sa, magari potrebbero anche passare dei messaggi. Si può fare, domanda un po' buffa, ma consentitemela, si può fare una didattica della storia con questi strumenti? Secondo voi? Vado io adesso. Così per agganciare, no? Sì. Certo. Allora, sicuramente ci sono delle... il mondo appunto del fantasy che non nel volume c'è questo bel saggio sui videogiochi, però possiamo pensare anche alle serie fiction, cioè. Esatto, alle fiction, alle serie televisive e tra l'altro fiction, come prima dicevi tu, l'inglese alle volte aiuta di più perché fiction non è finzione ma è appunto è racconto, no? Quindi la bellezza del racconto. E pensando ai miei studenti universitari, quando faccio dei sondaggi, spesso viene fuori che la loro passione per la storia
è nata perché giocando con i videogiochi, oppure facendo anche i giochi di ruolo, guardando magari delle serie televisive, che è chiaro dal momento che ci sono delle esigenze di spettacolarizzazione, non sono perfettamente aderenti al vissuto storico, ma comunque creano passione, e quando c'è riuscire ad alimentare passione e interesse, ovviamente accanto alla consapevolezza che non si tratta, cioè si tratta di momenti appunto dedicati al divertimento, però si può già trovare un punto d'incontro per cercare poi di condurre le persone, pensiamo a dei ragazzi più giovani che non siano appunto degli studenti universitari, che già questo ragionamento lo fanno da soli, comunque pensare di condurre dei ragazzi più giovani alla scoperta di quali sono stati i fatti, gli uomini, le donne, insomma gli avvenimenti che poi hanno potuto essere rappresentati anche in maniera così affascinante e coinvolgente sulla scena, quindi sicuramente. E poi naturalmente ci sono i videogiochi commerciali tra virgolette, e poi videogiochi che possono benissimo essere pensati come strumenti didattici, quindi insomma si può fare. Diversi. Inoltre anche i videogiochi, quelli più commerciali, poi se accompagnati da podcast esplicativi, poi già hanno tutti dietro già tutta una comunità di appassionati che poi approfondiscono anche tutte le possibili i videogiochi sono anche il regno della storia con i sé, no? Quindi di quello che non è stato ma che avrebbe potuto essere, ecco, quindi già ci sono queste comunità che discutono in maniera animata. Sicuramente può essere un modo anche per magari anche per usare anche dei linguaggi un po' in comune. Io ho visto questo perlomeno nella mia esperienza. Tommaso, tu hai anche scritto recentemente un articolo che ho trovato molto bello sull'uso del fumetto, quindi videogame, certo. Poi aggiungiamo le fiction, ma anche certamente. Il fumetto. I fumetti sono perfettamente in linea con questo tipo di ragionamento, possiamo anche aggiungere i film, i romanzi, le serie, tutto quello che in un certo senso è piacevole da fare, perché questo è il discorso, cioè la gamification, come viene chiamata adesso, no? La gamification della storia, ovvero la trasformazione dell'insegnamento attraverso mezzi che sono divertenti. Noi la stiamo usando adesso in questo modo, ma è sempre esistita, volendo sempre evocare il nostro caro Mark Bloch, lo scrive chiaro e tondo: la storia si fa anche perché è divertente, ci si diverte a fare la storia. A questi discorsi molto, molto interessanti e che condivido, io aggiungerei anche un elemento in più, che è quello dell'entrare in relazione, no? Con chi tu hai di fronte, ovvero capire un po' meglio che le forme di insegnamento devono mutare a seconda dell'interlocutore. È chiaro che tu non parlerai nello stesso modo a un bambino di 6 anni o a un ragazzo di 22 all'università, ma questo discorso vale anche e soprattutto nell'insegnamento della storia e nella trasmissione del problema della storia appunto come problema. Cosa voglio dire? Che non è male partire, quando si comincia a ragionare, partire dal punto di vista dell'altro, in questo caso dello studente. Partire dal punto di vista dell'altro non è una cosa che ci siamo inventati noi, è la cosa più antica che esista al mondo, è la maieutica di Socrate. Cioè io prima ascolto quello che tu mi dici e poi comincio a entrare in relazione e quindi ti, diciamo, correggo, ma in senso buono, ti educo, cioè ti conduco, ti insegno, cioè ti sto dando una direzione, ti sto dando un segno, però a partire da quello che tu sei. Allora, in che senso questo si collega col gioco?
proprio dal punto di vista del ragazzo che normalmente ha un primo approccio con tutto quello che è storico, che passa attraverso canali che non sono canali storiografici, ma possono essere i romanzi, i film, i vichinghi, i fumetti, eccetera, eccetera. Non è affatto sbagliato partire da lì. Quello che è sbagliato, no? Si può dire, posso fare storia medievale facendo vedere un film di Ingmar Bergman oppure L'armata Brancaleone? Posso farlo, perché è un punto di partenza. Quello che è sbagliato, secondo me, è ritenere che poi questo corrisponda esattamente all'insegnamento e al contenuto. Cioè, quello che io devo fare è partire da questo punto di vista, dopodiché da lì portarti nel mio percorso, nella mia direzione. E che anche in questo caso, sempre Bloch dice, probabilmente i prossimi storici buoni sono stati dei lettori di Alexandre Dumas. Lo dice proprio. E quindi sono partiti dalla gioia di leggersi i romanzi dei Tre Moschettieri, dopodiché hanno scoperto una gioia che è ancora più acuta perché sono andati a cercare il vero, vero, scusa se ho usato questa parola, diciamo il reale, no? Sono andati a cercare la realtà e su questo si sono trovati con ancora maggiore piacere. Allora, chiudo con questo esempio molto semplice. Noi insegniamo tutti storia medievale. Noi due insegniamo storia medievale. Il mio punto di partenza, quando io comincio il corso di storia medievale, è abbastanza semplice. È dire, raccontatemi un po' che cosa pensate che sia il Medioevo, no? Che non è una domanda peregrina, perché poi le risposte corrispondono proprio agli stereotipi che si hanno sul Medioevo. Il Medioevo delle streghe, il Medioevo delle fate, dei papi, della peste, dei barbari, no? Tutti questi stereotipi molto forti. Che non è che sono sbagliati, sono stereotipi della società. Io devo partire da quegli stereotipi e da lì portare gli studenti nella rigorosa disciplina della medievistica. Ma se parto da lì, non sto sbagliando. Se uno studente mi dice, conosco il Medioevo perché mi sono letto i romanzi di Tolkien, no? Confondendo il fantasy col Medioevo, cosa comunissima nel mondo contemporaneo, no? Confondendo Game of Thrones con il Medioevo. Bene, non è che io lo debba correggere nel senso di dirgli tu hai completamente sbagliato, non è questo, ma gli dico tu adesso hai questa idea che io condivido nella dimensione in cui si chiama vulgata, si chiama luogo comune e da qui entriamo nella storia. È un po' come dire un gioco. È una buona porta, è una porta, è una porta d'entrata. Se Posso posso, ah, chiedere? certo, No, volevo chiedere figurati. se voi avete mai confezionato videogiochi di questo genere, No. perché io lo capisco molto bene come attività preliminare. Non li ho confezionati, ma li ho Ma giocati. al dunque, mi sembra che l'abbia accennato anche lei, è il rapporto personale, è il sapere raccontare, è il fare il videogioco in classe. Sì, purché non ci si fermi lì, È la chiaramente. mediazione. Lì diventerebbe un Certo, errore certo, metodologico. Ma partire da lì. certo. Prego. Perché io ricordo di aver avuto come professore il professor Curato, che tra l'altro è un nostro membro, e aveva una capacità di raccontare gli avvenimenti legandoli alle persone, agli eventi reali, che appunto credo non possa essere sostituita da un videogioco, francamente. Allora, il videogioco è qualcosa di Anche perché, scusi, contemporaneo. non si vede chi ha realizzato il videogioco, mentre si vede e gli si può fare delle Sì. domande alla persona che racconta. Però i videogiochi sono pensati appunto anche con una serie di soluzioni che sta naturalmente al fatto che no, non solo si vinca o si perda, ma si voglia dare una direzione piuttosto che un'altra. A me è capitato non di insegnare perché non ho le conoscenze tecniche, ma io oltre che appunto dei corsi di storia medievale partecipo anche dei master di Digital Humanities e di Public History. E in entrambi i master mi è capitato di fare da tutor a due studenti che poi hanno implementato un videogioco che per la parte tecnica è stata seguita da docenti del Dipartimento di Informatica, sempre dell'Università di Milano.
E invece, appunto, io seguivo l'aspetto storico, insomma. E quindi, volendo, è chiaro, dipende anche l'età che si ha, si può comunque pensare anche a diventare dei protagonisti. Dipende appunto i linguaggi quali sono. E anch'io come il collega, iniziando il corso, faccio fare le cosiddette nuvole di parole, le word clouds, chiedo agli studenti di inserire delle parole chiave in un programma e poi vengono fuori appunto queste risposte, no? Perché cosa ti aspetti dal corso di storia medievale? Poi vengono fuori le cose più divertenti, ad esempio diventare Alessandro Barbero. Oppure mi aspetto appunto di accantonare gli stereotipi. Qualcuno scrive 6 CFU, cioè conseguire pragmatico, crediti, esatto. Pragmatico. No, ma è bello. E questo comunque diventa un modo appunto per interagire. E poi si possono seguire anche dei linguaggi che possono essere nuovi linguaggi. E usati magari in contesti completamente diversi e che gli studenti ben conoscono nella comunicazione contemporanea. Ad esempio io sono un paio di anni che uso i meme, quindi quelle vignette satiriche, ma non li uso io d'accompagnamento alle mie lezioni, no, chiedo agli studenti come verifica di farmi dei meme per vedere se hanno colto alcuni messaggi. È ovvio che la vignetta non può sostituire una prova d'esame, però vi assicuro che riuscire magari a rendere anche divertente, ironico, certi concetti, certi fenomeni come la signoria rurale, la signoria territoriale di Banno, bisogna essere in gamba ed averli anche ben digeriti, interiorizzati, usando nuovi linguaggi che all'inizio sconcertano, ma poi divertono. E tu prima hai menzionato Game of Thrones, Trono di Spade, e anche qua c'è stato un collega sempre dell'Università degli Studi di Milano, Paolo Chiesa, che ha scritto un godibilissimo saggio sulle possibili somiglianze, naturalmente, differenze tra la trama di Trono di Spade e un testo alto medievale scritto da un vescovo, Liutprando da Cremona, scritto da un vescovo nel X secolo, intitolato addirittura Antapodosis, quindi che si può tradurre come restituzione, ma anche nel senso di pan per focaccia. E la storia che viene raccontata in questo testo alto medievale sembra, cioè è molto simile a tutto quello, insomma, tutti gli intrighi che si queste regine, c'è un po' di misoginia, insomma, dietro, vedere delle regine che dominano attraverso gli intrighi pazzeschi. E c'è da dire che ancora oggi l'idea che noi abbiamo del X secolo, della pornocrazia pontificia romana, cioè di questo periodo in cui il papato era soggetto alle trame lussuriose anche di donne, di famiglie dell'aristocrazia romana e soprattutto delle loro donne, che ancora oggi si tramanda in molta storiografia, è un lascito appunto di questo autore, di Liutprando da Cremona, che ha descritto però una realtà molto, insomma, molto fantasiosa, molto fantasy anche a modo suo. Quindi si può anche, bisogna essere naturalmente abili come lo è stato Paolo Chiesa, ma trovare degli agganci e far capire che le tecniche, perché lo storico cosa deve imparare, il suo metodo è il fact checking, che non è stato inventato oggi, quindi guardare le fonti e cercare di capire cosa e perché possono raccontare. E quindi anche un testo appunto dell'alto medioevo ci può rivelare, può presentare questi aspetti che sono molto simili al modo di costruire un racconto, una serie di romanzi fantasy contemporanei.
Ci si può giocare sopra, ecco. Le parole di Marina, se posso permettermi, Claudia, mi permettono di collegarmi con un tema forse chiave, nel senso la distinzione tra contenuto e strumento, no? Faccio un passo indietro. Agli interventi di oggi, ai vostri interventi di oggi e anche al futuro, al podcast che verrà pubblicato sul sito, sul canale YouTube dell'Istituto Lombardo, hanno manifestato attenzione soprattutto gli insegnanti di storia della scuola primaria. Non ci crederete, ma è così. Per cui i vostri principali fruitori sono e saranno loro. Detto questo, mi sembra importantissimo, soprattutto alla luce della porcheria di giochi che si trova a vantaggio della scuola primaria, invitare ad un'attenzione, perché tutti gli esempi che voi state facendo ora sono degli esempi in cui lo strumento di comunicazione, il fumetto, il videogioco, l'educational, più vicino ai linguaggi di comunicazione dei ragazzi, è ancorato su dei contenuti solidi. Il lavoro di Paolo Chiesa è chiaro che è esilarante, è bellissimo, ma è fatto con una competenza scientifica estremamente approfondita, come ben sappiamo, insomma, soprattutto conoscendo il professor Paolo Chiesa. Quello che diceva prima il professor Majorana, però lo sposo in pieno, nel senso che è la persona ed è la qualità della persona ed è la qualità del contenuto che sta dietro a qualunque forma di comunicazione a fare la differenza. E poi, come giustamente sottolineava il professor Di Carpegna, la capacità di una mediazione da parte di chi promuove un certo tipo di messaggio, un certo tipo anche di strumento che veicola il contenuto. Ecco, allora, il mio invito è proprio questo: tenere la distinzione molto chiara tra contenuto e strumento e badare che lo strumento sia funzionale ad una comunicazione efficace e valida dei contenuti, perché altrimenti anche lo strumento più meraviglioso, più all'avanguardia, più, come dire, più comunicativo, sarebbe un flop, anzi un boomerang, rispetto agli obiettivi di conoscenza e anche educativi ai quali noi vogliamo perseguire. Io mi aggancerei proprio a questo, però con un occhio particolarmente critico. Abbiamo parlato di, sia il Presidente, sia Tommaso Di Carpegna, in qualche modo anche Marina Gazzini, dell'entrare in relazione con chi abbiamo di fronte. Vorrei inserire delle parole, ma giusto per... Dove sono? Laggiù. Ok. Perché? Perché questo entrare in relazione ci pone di fronte a un argomento scottante, a un argomento anche divisivo, a un argomento traducibile con questi termini. Nel libro curato da Marina Gazzini c'è un saggio di Antonio Brusa, Colombo, eroe o malfattore, e sul passaggio di questa figura Brusa usa un termine simpatico, lo uso anch'io, brand di successo. Colombo che passa dall'essere brand di successo ad essere un mito negativo. Pensiamo a quanto sia stata importante questa figura come per l'identità degli italiani che sono emigrati negli Stati Uniti. Pieno, per esempio in California è pieno di questi Colombo Club che ancora oggi sono il luogo di incontro degli americani italiani che spesso non sanno neanche più la loro lingua, magari conoscono qualche espressione dialettale o hanno mantenuto qualche tradizione gastronomica, ma di fatto il loro legame avveniva tramite questa figura, no? Un'identità che si trasforma perché altre comunità hanno a loro volta bisogno di crearsi la loro storia peculiare, uso un'espressione che viene utilizzata da Bauman, e fanno di Colombo il padre del genocidio. Ma anche in questi giorni, no? Abbiamo visto con la figura di Gagarin, quindi in Lussemburgo in cielo fanno la statua, negli Stati Uniti cambiano il nome ad una giornata che era dedicata a Gagarin. Tra i tanti episodi presenti
in tutti e due i libri, questo evidenzia bene la connessione tra storia e attualità, traducibile nel termine attualismo, per quello l'ho messo in quei tre termini, ma qui si aggancia anche il tema di una memoria. La memoria che potrebbe non essere condivisa in un mondo in cui si intrecciano pluralità di culture, e anche gli insegnanti potrebbero trovarsi ad avere di fronte persone che hanno provenienze culturali diverse e magari si devono confrontare con una riscrittura del passato che parte da delle istanze etnocentriste, quindi che cambia tutto il quadro di riferimento. E quindi butto questa patata bollente nelle mani di Marina Gazzini e di Tommaso Di Carpegna sul come sia possibile, se sia possibile sottrarsi ad una riscrittura funzionale magari unicamente all'emergere di identità. Comincio io? Sì. Adesso si sollevano dei temi effettivamente molto profondi e centrali nella riflessione di tutti, non soltanto degli storici, perché identità e memoria sono parole che in questo momento ricorrono continuamente. E la soluzione non è semplicissima, ovviamente. Ci sono dei punti di partenza molto diffusi che ovviamente non hanno una rispondenza nella realtà. Per esempio il pensare l'identità come qualcosa di fisso, come qualcosa di immobile, no? Di dato una volta per tutte e dunque da tramandare, replicare, sempre nello stesso modo. Attraverso operazioni di memoria che sono operazioni di memoria selettiva, riferite al singolo piccolo gruppo, quello che Bauman chiama appunto la tribù, che dunque si crea il suo piccolo racconto e che non coincide più con il grande racconto, e di conseguenza non esiste più una storia condivisa. Cristoforo Colombo, docet. Tra l'altro c'è un bel libro anche di Antonio Musarra, proprio sul mito di Cristoforo Colombo che è cambiato nel corso del tempo, oltre a quel bell'articolo di Antonio Brusa nel libro di Marina. Quindi effettivamente è un tema centrale. Cosa posso dire io nella mia piccola riflessione? Ho scritto un capitolo su identità e memoria, ho aggiunto anche la parola nostalgia. Si potrebbe dire moltissimo. Intanto memoria e storia non sono la stessa cosa, e qui ci sarebbe da aprire un vaso di Pandora colossale, ma diciamo semplifico al massimo dicendo, come dicono molti storici contemporaneisti, che attualmente abbiamo un'ipertrofia della memoria, di contro invece a una mancanza di riflessione storica, che è una riflessione molto più sedimentata, che ha bisogno di molto più tempo. E questo è un primo argomento. E il secondo argomento è proprio quella parola che, Claudia, tu hai mostrato, attualismo, perché è una parola che identifica una relazione tra il presente e il passato che consiste in uno squilibrio colossale a favore del presente e contro il passato, ovvero è la strumentalizzazione totale del passato in funzione del presente. Anche in questo caso Cristoforo Colombo funziona come esempio caratteristico, cioè oggi è funzionale a determinati gruppi pensare a Cristoforo Colombo in un certo modo anziché in un altro. Attualismo significa sostanzialmente riempire di contenuti del presente eventi, fatti, situazioni, culture passate che non hanno niente a che vedere con tutti questi discorsi. Questo è il succo del discorso. Per cui, no, ne consegue una ipertrofia della political correctness, per la quale se tu hai, che ne so, un autore che ha scritto 1000 anni fa e che magari, ecco, un buon Liutprando di Cremona si permette di usare parole non proprio gentili nei confronti delle donne, era un misogino spaventoso Liutprando, ne consegue che Liutprando non si possa più leggere, no? Così come, ad esempio, questo non è un exemplum fictum, così come non si deve più leggere l'Odissea perché Penelope non è un esempio di donna emancipata. A parte che Penelope, altro che esempio di donna emancipata, donna in grado di tenere a bada una serie incredibile di uomini. Ma, capite, chiaramente il discorso è questo. Non puoi pensare
di usare il passato in funzione delle tue, dei tuoi usi, no? Che poi sono abusi, della tua strumentalizzazione nel presente, perché in realtà facendo così compi un'operazione che è paradossalmente l'esatto opposto di quello che tu vorresti fare, no? Cioè tu dici: io devo restituire integrità al presente e dunque non posso usare modelli che non sono modelli corretti. Ma facendo questo tu ti comporti esattamente come, che so, qualcuno che se ne vada in Giappone e che pretende di mangiare gli spaghetti alla carbonara, e che se non trova gli spaghetti alla carbonara in Giappone dice che in Giappone non ci si deve andare. Cioè compie un'operazione di colonialismo nei confronti del passato che apparentemente, no, che proviene proprio da quella cultura che invece è anticoloniale, è progressista, è politically correct, e che fa un giro completo diventando completamente reazionaria. Forse una delle forme più reazionarie che esistano oggi di espressione della cultura. Qual è la frase che io uso come mantra? È una frase bellissima, quella con cui inizia L'età incerta, The Go Between, che è un romanzo di Leslie Paul Hartley, bellissimo, Messaggero d'amore, un film che è uscito da questo libro. E cioè questa: il passato è un paese straniero. Il passato è un paese straniero, vuol dire che il passato va osservato con rispetto, così come tu te ne vai in Giappone o in Africa e non pretendi di mangiare la pasta alla carbonara. Non troverai nell'Iliade, nell'Odissea o in Liutprando da Cremona quello che tu pretendi di trovare per il tuo uso contemporaneo. Troverai molto altro e qualcosa di molto più affascinante, ed è su questo che noi dobbiamo insistere. Se posso aggiungere, è veramente la questione del al di là, insomma, sottolineare che storia e memoria non sono la stessa cosa, però diventa veramente una patata bollente, lo vediamo anche in questo periodo di conflitto bellico. E tant'è vero che c'è stato un, in questo caso non uno storico, ma un giornalista, un esperto di situazioni calde, un inviato di guerra, David Reif, che anche abbastanza di recente ha pubblicato un libro dal titolo provocatorio L'elogio dell'oblio. Quindi l'elogio dell'oblio a proposito dei paradossi della memoria storica. Allora, Reif faceva riferimento a tante situazioni in cui la memoria, se usata anche come metro di giustizialismo, poi diventava un fattore di perpetuazione, di perenne, di odio e non quindi contrario alla pace. L'esempio più che lui faceva, insomma, più noto fino a poco tempo fa era quello classico del conflitto tra palestinesi e israeliani, ma proprio oggi vediamo come, sicuramente in maniera strumentale, per carità, però anche qua la memoria, no, di una di un passato in cui alcuni popoli sarebbero stati all'interno di un medesimo contenitore politico-territoriale può essere motivo di scontro e che può addirittura degenerare in una terza guerra mondiale. Quindi l'elogio dell'oblio naturalmente è una domanda, un'affermazione provocatoria che non vuole negare, non vuole proporre ad esempio di rinunciare, di cancellare giustamente i giorni della memoria, ma quindi a proposito dell'Olocausto, ma sottolinea come il fatto di ricordarli è un dovere civico, un dovere morale,
ma non serve a evitare che altre tipologie simili di genocidi possano comunque avvenire. E quindi nella provocazione era che alle volte forse dimenticare è, può essere più salutare ai processi di pace politica rispetto a quello della memoria. Quindi sono veramente dei temi molto difficili da, da affrontare. E il fatto è bello, leggerò questo romanzo che hai citato, dopo ti chiedo di ripetermi il titolo, sì. Che il passato è un paese straniero, questo deve anche insegnare, cioè l'apertura appunto mentale, l'apertura appunto all'altro, che è quello che è difficile, cioè tu non devi cercare qualcosa che ti piace perché è uguale a te, ma cercare di capire qualcosa che inevitabilmente è diverso da te, anche se ti sembra che possa avere delle somiglianze. E anche la questione dei modelli. È chiaro che questi modelli che si identificano nel passato sono dei modelli fittizi, perché poi noi non sappiamo realmente come fossero, e tantomeno la psicologia, cioè il fatto di poter immaginare, di sapere cosa passasse nella testa delle persone, questo è impossibile. Possiamo però ricostruire qual era la cultura, le strutture mentali, e accusare persone o magari anche scienziati, insomma, di aver fatto politici, di aver fatto delle scelte in base a quello che un tempo era comune, era considerato normale, ecco, appunto, è qualcosa di estremamente sbagliato. E questo potrebbe essere già un esercizio utile, senza aspettare che scoppi un conflitto sul quale poi è anche difficile e nemmeno si deve fare, cioè ci si deve pronunciare sulla contemporaneità. Però se ci si attrezza prima a capire questo, può essere un esercizio utile, a mio parere. Posso chiedere una cosa? Cosa pensate della memoria invece come un processo dinamico? E quindi, invece che l'attualismo, parlare di aggiornamento, che è un concetto scientifico. Bello, lo collegherei più con la storiografia che non con la memoria, perché la memoria è un processo molto spesso irrazionale, che proviene direttamente dalla società, che non ha controllo, che è molto sentimentale, che normalmente confonde il caso di specie con la generalizzazione, cioè c'è proprio un problema di definizione del campo, mentre invece tutto il discorso dell'aggiornamento, quindi sostanzialmente dell'uso di protocolli e metodi, quello di cui dicevamo prima, questo attiene soprattutto alla storiografia. Il problema che viene avvertito soprattutto dagli storici contemporaneisti, non dai medievisti, perché la memoria medievale è un problema, diciamo, che non possiamo affrontare così, ma invece la memoria contemporanea sì, e dunque è un problema avvertito soprattutto dagli storici contemporaneisti, questo dell'ipertrofia della memoria, non perché sia sbagliata in sé, ma perché tende a sostituire, cioè a dare la sua propria interpretazione in modo categorico, come sono per esempio le date, no? Il giorno del ricordo, il giorno della memoria, che non sono sbagliate in sé come momento sociale, ma che devono essere vagliate nel momento in cui invece tu stai conferendo loro un significato di conoscenza. Per capirsi, proprio per fare un esempio che non ho fatto io da solo, l'ha fatto anche Carlo Ginzburg, per dire, la testimonianza di un prigioniero di un lager resta la testimonianza di un prigioniero di un lager e non è la ricostruzione storiografica di quello che sono stati i campi di sterminio e la politica di sterminio della Germania nazista. Sono due piani che devono essere tenuti distinti e che devono essere entrambi presenti, ma ognuno con il suo piano. La storiografia in questo momento molto spesso stenta a, diciamo, esprimersi con la forza con la quale invece spesso viene presentata la memoria.
Posso inserirmi? Dicendo che gli archivi sono un antidoto potentissimo proprio per l'appiattimento e sono un antidoto potentissimo affinché i fatti vengano correttamente inseriti e in modo intelligente inseriti nel loro contesto. È chiaro che anche in questo caso sono le persone che maneggiano gli archivi e che dentro gli archivi entrano a fare la grande differenza e anche ad educare, se vogliamo, ad una capacità e ad una abitudine ad inserire dentro ai contesti i fatti storici di cui si parla. Mi riferisco in questo, ad esempio, ad un fatto, ad una mostra che è stata di recente copromossa anche dall'Istituto Lombardo, che è la mostra su Giacomo Boni. Vedo collegato Andrea Paribeni, che peraltro ecco, essere collega del professor di Carpegna Falconieri. Ecco, proprio Andrea Paribeni ha fatto questo tipo di lavoro a partire dalle fonti d'archivio, peraltro conservate all'Istituto Lombardo dell'Archivio Giacomo Boni, nell'affrontare una figura come appunto Giacomo Boni, legatissima al periodo fascista, chiaramente anche scomoda per certi aspetti, anzi Andrea, se vuoi prendere la parola, ci è molto gradito. E proprio l'archivio ha consentito un approccio appunto di grande intelligenza, io credo, da parte appunto del professor Paribeni e dei suoi colleghi che insieme a lui si sono occupati di questo aspetto, e anche da un punto di vista della restituzione alla gente, della comunicazione, attraverso peraltro anche dei video e degli allestimenti immersivi fatti proprio presso i fori imperiali a Roma, sono riusciti in modo estremamente efficace a comunicare una realtà storica contestualizzata che ancora oggi può dire tanto con la sua chiaramente storicizzazione fatta in modo serio e scientifico a partire dalle fonti d'archivio che, come ripeto, sono un antidoto all'appiattimento. Se Andrea volesse prendere la parola ne saremo ben lieti e niente, vi lascio questa suggestione. Grazie, questo poi è un invito che vale per tutti coloro che ci seguono sia qui in sala sia da casa, cioè non pensavamo di lasciare un tempo dedicato al dibattito ma anche di chiedervi in qualunque momento abbiate qualche curiosità, qualche domanda, qualche osservazione di intervenire. Il sollecitato interviene. Visto il sollecitato, ringrazio Rita per l'invito, saluto il professor Maiorana, tutti i presenti, in particolare Tommaso. Giustamente a proposito del valore dell'archivio come ricettacolo, deposito di materiali che dovrebbero essere appunto i più verosimili possibili, perché sono documenti di prima mano. Senz'altro giusto, nel caso proprio dell'archivio Boni, in effetti lì c'è una ulteriore invece insidia nel fatto che è un archivio molto, diciamo, studiato a tavolino, in quanto nasce da una prima raccolta di documenti che Boni aveva lasciato in deposito nel testamento alla sua collaboratrice Evatea, e che poi Evatea ha implementato in maniera molto consistente raccogliendo alta documentazione, soprattutto rapporti epistolari con conoscenti e amici soprattutto di Boni, per delinearne meglio la fisionomia, le caratteristiche del personaggio, però con una scelta molto intenzionale, volta a dare poi una fisionomia di Boni che fosse il più confacente possibile all'ideale che Evatea aveva. Quindi questi documenti vanno anche lì letti come un'interpretazione, una chiave di lettura di una figura che comunque ha altri aspetti che invece non emergono perché vengono un po', diciamo, selezionate le fonti da cui vengono tratte queste informazioni. La mostra appunto nasce da queste
in parte da, in parte da queste documentazioni e molto anche, anche dai materiali che sono presenti al Parco archeologico del Colosseo, soprattutto quindi i materiali più prevalenti archeologici, materiali di scavo, disegni, anche essi quelli sono senz'altro altre fonti dirette e molto illuminanti, e le fotografie di dei personaggi che sono avvicendati in questo palcoscenico che Bogna ha realizzato all'interno del, di quello che poi era già in, in nuce quello che poi adesso è il Parco archeologico, quindi un luogo non soltanto uno sterro per trovare antichità, ma un organismo, diciamo, musealizzato per, che viene visitato da, da turisti, anche personaggi molto importanti del mondo intellettuale, sia italiano che soprattutto straniero. E quindi, insomma, la mostra durerà fino al 30 aprile e, insomma, chi vuole andare? Chi vuole andare? Siamo tutti invitati, diciamo così. Io riprendo un attimo la parola e vi butto dentro un po' di parole, se mi, mi ripresenta la domanda nella, nella slide, Fabio. Grazie. E ne butto dentro un po'. Ah, siamo tornati indietro. Allora, andiamo avanti. Ne abbiamo già messe in pista un po'. Adesso io ne metto dentro altre e faccio un breve commento. Ecco qua. Ne ho messe un po'. Ne ho messo un po' perché, perché Tommaso Di Carpegna e Marina Gazzini mi hanno molto così stimolato nella lettura che ho fatto. Tommaso Di Carpegna invita a riflettere sulla dicotomia vero-falso, mi scuso anch'io se uso la parola vero, ormai Marina quando usiamo la parola vero ci scusiamo con te. Che impedisce di cogliere, diciamo, le sfumature essenziali per comprendere la storia, così solo come sull'opportunità dell'introduzione della categoria di finto, molto bella questa distinzione che non implica giudizio di valore, e sull'insidiosità dell'argomentazione sbagliata nel momento in cui diventa luogo comune. Uso abuso riuso, c'è tutta una sezione, come dicevo prima, intitolata così all'interno del volume curato da Marina Gazzini, e lì sorge il problema dell'ignoranza dei linguaggi che la fonte utilizza, da cui travisamenti che non sottendono necessariamente un intento fraudolento, però a volte è così. Poi ho messo anche quella, ma proprio per un mio interesse personale, ne approfitto, la questione delle date, date, cronologie, periodizzazioni, perché un po' forse controcorrente, anzi penso proprio di sì, io invece con i miei studenti sulle date insisto un sacco, ma non perché io ho bisogno che loro abbiano in mente una periodizzazione che poi mi consente di contestualizzare la storia delle idee, io insegno storia delle idee, non storia dei fatti, che naturalmente non è completamente sganciata dalla storia dei fatti, quindi se non ho una data, se non ho in mente le cronologie, se non ho in mente le periodizzazioni, però qui c'è tutto un racconto anche molto divertente nel libro di Tommaso Di Carpegna, in cui riporta degli aneddoti interessanti su strani personaggi che si accreditano all'interno di fiere del libro, di festival di storia. Se vorrai, Tommaso, è nel libro di Marina, libro di Marina. Ci... che compaiono, che esatto, cronologie incredibili e infatti il suo saggio su Jean Arduin e Anatoly Fomenko si concentra proprio su alcuni contestatori molto illustri che tra l'altro ammantano, mi sembra di capire di aver capito correttamente, no? le loro tesi, anche perché le supportano con dei calcoli matematici e statistici, quindi quando c'è di mezzo l'art science, allora a quel punto diciamo, beh, allora abbiamo ragione, c'è un art science che ci dice che abbiamo ragione. Ecco, vi butto un po' tutte queste parole e vi do la libertà di scegliere su cosa vi fa piacere, che percorso seguire, esatto, grazie. Commentare. Che sentiero battere. Esatto. Vuoi che parta io? Sì, facciamo così. Ormai facciamo così. Ma in realtà poi ti lascio le cose più divertenti, sì. Lia, perché sono veramente dei racconti curiosissimi quelli che ha trovato Marina, appunto, Fomenko, ma te li lascio a te perché veramente sono succosi. Invece la questione delle date come elementi utili per
l'insegnamento e per l'apprendimento. Allora, è chiaro che questi sono lo spauracchio degli studenti, di tutti quanti, è la ragione per cui la storia è reputata noiosa, no? Perché bisogna imparare le date a memoria e bisogna appunto fare questo spaventosissimo esercizio, imparare i nomi dei re, le dinastie, parlo sempre per il Medioevo, le battaglie, ma chi se ne importa. Allora, c'è un primo livello che è incontrovertibile, cioè a un certo momento della propria vita una base sedimentaria di nozioni se la deve fare, non c'è niente da fare, perché su qualcosa tu devi poggiare, no? Le fondamenta le devi costruire. Ricordo, a proposito di bravi maestri, Presidente, io ricordo un mio bravo maestro che diceva: come si fa a riempire un barattolo? Allora, se io nel barattolo metto direttamente la sabbia fina, poi i sassi grossi non c'entrano più. Ma se io metto prima i sassi, poi c'entra anche la sabbia fina. Ovvero, prima io devo creare dei fondamenti, e purtroppo il nozionismo, nel senso buono del termine, è imprescindibile. Certo. Non c'è niente da fare. Dopodiché potrò lavorare sul problema e la sabbia fina, raffinata. Raffinata, appunto, fina. Però, detto tutto questo, non è che ogni cosa sia appunto collegata a un programma rigido, come si diceva prima, estremamente noioso e da seguire pedissequamente, senza nessun tipo di piacere o di fantasia. È tutto il contrario. Anche da un punto di vista, diciamo, della logica e del metodo, il problema delle cronologie è un problema che non va risolto dando una volta per tutte una cronologia che ti devi imparare a memoria, ma anche in questo caso, secondo me, problematizzando. Che cosa vuol dire? Che in realtà la cronologia non è legata all'epoca, punto e basta. Poi noi che studiamo il Medioevo lo sappiamo bene, perché il Medioevo non esiste, no? Essendocelo inventato dopo che era finito. Quindi proprio è un concetto molto difficile da usare euristicamente, perché tu stai usando un contenitore che allora non c'era, è un grosso problema. Però la cronologia viene determinata dal problema che tu ti stai facendo. È un po' come dire, se io studio, che vi posso dire, la storia dei contadini in Occidente, beh, allora siamo sicuri che il 1492 non è datante, non serve assolutamente a nulla. Da cui, per esempio, quel famoso concetto di lungo medioevo, per cui nulla è cambiato fino a quando c'è stata veramente una rivoluzione nel modo di vivere e nei costumi, cioè la rivoluzione industriale. Quella è datante, no? Dunque, la cronologia del Medioevo rapportata al problema della vita comune della gente e dei contadini assolutamente non segue le cronologie tradizionali. La cronologia della storia delle donne, della storia di genere, assolutamente non segue queste categorie, ne do atto varie altre. Il che vuol dire, no? C'è una dinamica, e una dinamica crea interesse, c'è una dinamica perché è la domanda dello studente che può creare il percorso. Di che cosa mi voglio occupare? Voglio sapere come viveva la gente prima che esistesse la luce elettrica? Quello diventa l'elemento datante. Come, quanto vivevano le persone, quanto a lungo, e lì trovi appunto degli elementi datanti all'interno. Dunque la domanda, il problema, è quello che determina anche la sua periodizzazione. Mi fermo. Vado avanti io allora. Sì, abbiamo parlato di periodizzazioni, quindi un conto sono le date, un conto è l'attività di periodizzare, che è un'attività intellettuale. Le periodizzazioni sono tutte convenzionali. Ad esempio, quando si parla di Medioevo, bisogna chiarire bene che ci si riferisce ad un settore, ad un ambito limitato del globo, visto che adesso va anche di moda la storia globale del globo terrestre, in quanto il Medioevo è un periodo storico che noi abbiamo deciso di chiamare così, perché abbiamo pensato che stesse in mezzo ad altri due periodi, che abbiamo deciso di individuare con un inizio e con una fine,
e che però si riferisce ad una civiltà precisa, alla civiltà dell'Europa occidentale, perché se anche parlando dell'Occidente europeo nella cosiddetta età medievale, poi naturalmente noi dobbiamo tenere presente gli scambi che gli occidentali europei ebbero con altre civiltà, come ad esempio quella arabo-musulmana, però subito viene da precisare che per loro non era il Medioevo. Infatti ancora oggi il loro calendario non parte naturalmente dalla nascita di Cristo, ma dall'anno dell'Egira, quindi dal 622. E quindi quando per noi era il pieno Medioevo, per loro non lo era. Già questo aiuta, insomma, a capire che queste sono delle convenzioni, è un modo, e tra l'altro periodizzare comunque è anche interpretare, perché quindi gli uomini, come prima si diceva, gli uomini e le donne del Medioevo non pensavano di essere dei medievali, pensavano di essere dei moderni rispetto all'età più antica, quella romana, con la quale si sentivano un po' differenti. Poi sarebbero arrivati da un lato gli umanisti e dall'altro i protestanti, soprattutto all'inizio i luterani, che avrebbero detto: no, voi non siete tanto moderni, i moderni siamo noi, voi state un po' in mezzo tra un'età più bella e adesso la nostra rinascita, e voi insomma avete conosciuto un periodo un po' di decadenza, quindi anche l'idea un po' di un medioevo non come periodo anche non interamente positivo nasce un po' anche a causa di ciò. E la questione delle cronologie, quindi ritornando sul fatto che esistono diversi calendari e che quindi ci sono delle civiltà tra loro contemporanee, ma che usano dei calendari diversi e quindi con questi bisogna dialogare, venne affrontata per la prima volta nel 500 da un matematico svizzero, cioè italiano in realtà, poi naturalizzato svizzero e francese, Giusto Scaligero, che inventò, non mi ricordo bene come, insomma, comunque un modo per, basato sul calcolo degli anni lunari e solari, comunque per arrivare ad un calendario unico che potesse uniformare tutti gli altri calendari. E questo calendario, appunto, Scaligero, è ancora oggi usato ad esempio dai programmatori di computer, perché ripeto, noi in Occidente calcoliamo gli anni a partire dalla nascita di Cristo e comunque anche con uno scarto, si sa che il passaggio dal vecchio al nuovo anno per noi avviene alla fine di dicembre e invece nel mondo ortodosso dopo una settimana, e il calendario cinese è ancora diverso. Ecco, tutto questo ci fa capire quanto sia convenzionale. Invece il fatto delle cronologie, le cosiddette cronologie incredibili, è veramente un fatto che farebbe molto ridere. A me ha fatto molto divertire quando l'ho studiato. Ora mi diverto un po' meno, perché c'ero arrivata all'inizio per il fatto che un'amica appassionata anche di questioni un po' tutto ciò che riguarda un po' il mistero, insomma, di storie che non ci hanno raccontato come realmente siano andate, mi disse: ma tu hai mai sentito parlare del tempo fantasma? E io: no, che cos'è? L'alto medioevo non è mai esistito. Oh, perbacco, quindi tra un po' mi licenziano. Se l'alto medioevo è mai esistito, cosa vado a studiare? Per fortuna che io sono una specialista del basso medioevo. Ecco, però insomma, non è mai esistito. Quindi Carlo Magno, è vero che Carlo Magno, poveretto, l'hanno fatto anche nascere, no? Anche nelle Marche. Sì, ecco, insomma, gliel'hanno fatto un po' di tutti i colori in tempi recenti. Comunque, dire che proprio non è anche mai esistito. E allora ho cercato un po' di approfondire. E la teoria del tempo fantasma è una teoria che è stata elaborata negli anni 80 da due tedeschi, uno storico e un ingegnere,
che fraintendendo il modo in cui sempre nel Cinquecento si passò dal calendario giuliano al quindi quello romano al nuovo calendario gregoriano, che è quello che usiamo anche noi, che sostituì quello giuliano perché questo presentava ogni anno uno scarto di 10 minuti sulla, perché calcolava male, aveva calcolato male i tempi della rotazione dell'asse terrestre, no? Intorno al Sole. E quindi gli astronomi nel 1582 gli astronomi della Curia Pontificia per volere di Gregorio XIII elaborarono questo nuovo modo di contare il tempo e fecero fare un salto al calendario dal 4 al 15 ottobre 1582, e questo nuovo calendario gregoriano venne poi adottato prima dai paesi cattolici e ancora oggi non è adottato nei paesi ortodossi, insomma si ebbe un po', comunque più o meno ci siamo adattati. Questi due studiosi tedeschi, rifacendo i calcoli che secondo loro avevano fatto gli astronomi al tempo di Gregorio XIII, individuarono la mancanza di, a loro non tornavano 325 anni, e che secondo loro quindi non risultavano dai calcoli fatti, e allora inferirono da ciò e non risulta dalla matematica, quindi vuol dire che qualcuno a suo tempo ha inserito artatamente 325 anni. E chi può essere stato ad avere fatto ciò? E involontariamente Gregorio XIII avrebbe svelato l'inganno. Chi sarebbe stato a fare ciò? I soliti dannati poteri forti, e quindi questi individuarono niente po' di meno che in Ottone III e l'imperatore della Renovatio Imperii e nel suo amico pontefice Silvestro II, due personaggi che invece di essere vissuti come noi abbiamo sempre pensato nell'anno 1000, intorno all'anno 1000, no, sarebbero vissuti a metà del VII secolo, nel 600 e qualcosa. Però volendo passare ai posteri come dei personaggi importanti, dei grandi innovatori, così avrebbero pensato, ma se noi viviamo in anni così banali non ci ricorderà nessuno. Allora aggiungiamo 325 anni, così ci troviamo nell'anno 1000, e questo sì, perché l'anno 1000, tra l'altro, in realtà, come poi si è visto, anche quest'idea dell'anno 1000 sarebbe stata inventata, nata dopo e non dai contemporanei, tantomeno nel 600. Che cosa hanno fatto questi due tedeschi applicando dei calcoli matematici, ma non la storia? Non hanno, non avendo studiato, non sapevano che gli astronomi della Curia Pontificia nel 1582 non avevano preso come punto di riferimento l'anno in cui si ritiene che fosse nato Cristo, quindi l'anno zero, diciamo, ma proprio il 325, cioè proprio quegli anni che corrispondono perfettamente a quelli mancanti. E perché il 325? Perché in quell'anno si tenne un importante concilio a Nicea, in cui, fra tante cose, oltre ad esempio a condannare l'eresia ariana, e, vennero anche stabiliti degli elementi di carattere cronologico, come ad esempio il modo per contare, calcolare la Pasqua, che è una festa mobile, eccetera. Quindi, questo, ritornando al metodo, tu devi sapere qual è la metodologia di ogni disciplina, perché se tu applichi la matematica allo studio di fonti storiche, non arrivi molto in là, e questo è il tempo fantasma. Poi c'è anche un'altra cronologia definita nuova da questo grande matematico, appunto, russo, Anatoly Fomenko, che è ancora vivo e contemporaneo, che sulla scia già anche di queste tendenze a individuare degli anni inseriti appositamente da, appunto, i soliti dannati poteri forti, lui andò oltre e, rifacendosi anche a addirittura a un pensiero che risaliva anch'esso al 500, al 600, addirittura a Newton,
che Newton noi lo conosciamo per la sua legge sulla gravità, quindi come scienziato, ma la maggior parte del suo tempo lo passò in studi di alchimia, di esegesi biblica. Era un personaggio un po' strano Newton, e aveva anche delle crisi mistiche, insomma, e anche lui ritenne che c'erano dei problemi nella cronologia, che alcuni popoli si sarebbero inventati più antichi di quello che in realtà non erano per accrescere la loro fama, la loro potenza. Quindi rifacendosi a anche degli studiosi passati, Fomenko cosa sosterrebbe? Perché le sue teorie sono visibili, si possono trovare su internet, perché internet è stato il veicolo che gli ha permesso di diffondere queste teorie. Che non solo ci sarebbero 300 anni in più, ma molti di più, migliaia di anni, perché la civiltà, parte di quelle egizie, la civiltà greca, la civiltà romana e sempre l'alto medioevo, non sarebbero mai esistiti. E chi è che li avrebbero inseriti? In questo caso gli occidentali, poteri occidentali nel basso medioevo, e anche qua monaci, imperatori, cattolici, e con quale fine? Quello di non riconoscere la grande potenza russa, per questo che adesso mi sto divertendo un po' meno, all'inizio era molto divertente, di questo impero, quindi la grandezza di un impero euro-asiatico, composto da tre grandi popoli, quello russo, quello tataro-mongolico e quello turco, che sarebbero stati volutamente cancellati dalla storia, appunto dai poteri occidentali, quindi dalla Chiesa Cattolica, dagli imperatori, e poi avvicinandosi a loro dal Patto Atlantico, adesso insomma poi dalla NATO, per negare la grandezza di Mosca. Ma dire che non sono, che cosa sostiene poi Fomenko? Che in realtà Roma non è mai esistita, la vera Roma era Bisanzio, Costantinopoli e poi Mosca, e tutti i resti romani che noi troviamo sono delle costruzioni basso medievali, sono costruzioni molto più recenti. Come fa i suoi calcoli? Dove applica il metodo matematico-statistico Fomenko, che tra l'altro è un insegnante, è un accademico, insegna matematica all'Università di Mosca. Prende testi scritti, cioè non analizza minimamente le fonti non scritte, quindi le fonti archeologiche ad esempio, fonti materiali non le considera, ma prende testi di età, appunto anche le antiche scritture, l'Antico Testamento, testi greci, romani, alto medievali, individua delle apparenti similitudini nella vita di certi personaggi e dice: questi sono dei duplicati, adesso non ricordo esattamente quali, ma non so, la vita di, non è così, ma è solo adesso per fare un esempio, la vita di Giulio Cesare ha molte similitudini con quella di Carlo Magno, in realtà è un solo personaggio che hanno duplicato appositamente per far credere che sia esistito Giulio Cesare, cioè, sono delle teorie veramente folli. Non so, appunto, anche le dinastie, cioè lui vede, e infatti tra l'altro un matematico che segna tutta la base appunto di questi suoi calcoli, non su sul computer, ma su un foglio lungo 19 metri in cui fa tutti dei disegnini. La cosa incredibile non è tanto perché questo si va a inventare questa forbice che porterebbe a negare l'esistenza di Roma, di Atene, così. Abbiamo capito perché, ma la cosa incredibile è chi gli crede, il fatto che queste teorie poi siano diventate così virali, così famose. E chi gli crede, ripeto, guardando oggi, insomma, già l'anno scorso Putin aveva pubblicato un saggio storico in inglese sulla grande Russia, che rifacendosi appunto alla Russia, naturalmente una Russia non normanna, quindi una Kiev o Kiev non fondata dai normanni, perché quelli sono occidentali, ma sempre invece da popolazioni che vengono da est. Ecco, qui si può anche capire come anche queste operazioni di rivisitazione o del valore dei personaggi o delle cronologie
nascano in sentimenti radicati a livello appunto di memoria pubblica, quindi non storiografica, in una sono cronologie un po' del rimpianto, della frustrazione, e che possono diventare, se sfruttate insomma con altri fini, anche un po' pericolose politicamente. Posso dire una cosa? Ringrazio Marina, perché veramente ci ha fatto capire come le cronologie possono essere, anzi sono, interpretazione o reinterpretazione della realtà, no? E come sono funzionali a una memoria, alla costruzione della memoria. Detto questo, mi piaceva anche collegarmi a quanto detto all'inizio da Claudia e da Tommaso sul valore e sull'importanza della conoscenza dei dati. Mi metto sempre dalla parte di chi insegna ai bimbi della primaria e penso ai nostri bambini che sanno tutte le caratteristiche possibili e immaginabili dei dinosauri, che sanno tutto riguardo a certe cronologie, a certi dati, a certi personaggi, eccetera. Cioè il problema, e anche gli adolescenti, poi i ragazzi più grandi, il problema non è imparare a memoria le cronologie, le date o certi fatti, il problema è dare una motivazione per impararle. Creare il significato per cui questi dati diventano appunto significativi per la comprensione di qualcosa, restituire loro un valore, e perciò ritorniamo ancora una volta. Non insegnare asetticamente un programma dato, attribuito, no, come la verità assoluta, ma ancora una volta suscitare la problematizzazione e dare senso a ciò che si fa. Ecco. In questo senso allora ecco che i dati sono veramente quelle fondamenta competenti anche come dire, alla base dell'apprendimento della storia, che permettono di comprendere, di contestualizzare, di storicizzare, no? Tutte le cose che dicevamo prima, e di non portare avanti delle interpretazioni del tutto infondate o arbitrarie come le ultime che ci ha presentato Marina, che si basano sostanzialmente sulla mancata conoscenza di direttrici fondamentali che orientano il dato e lo sanno collocare in modo intelligente all'interno di contesti e di strutture temporali. Posso riallacciarmi un attimo? Appunto, la conoscenza dei dati, un'altra interpretazione, oggi col carbonio 14 e l'analisi del DNA, queste sono proprio cose da spazzare con estrema facilità. No. Sì, eppure. Ecco. Ma eppure, perché forse non si opera in questa direzione, che è la direzione scientifica vera, no? Immagino, non lo so francamente. Poi la questione, il tempo è un concetto filosofico, eh? La misura del tempo è un'altra questione, no? Ed è la misura del tempo che è legata alla cronologia. Di cronologie, secondo me, c'è bisogno, comunque sia. C'è la cronologia dei grandi tempi, no? E, appunto, si menzionava il Medioevo, la rivoluzione industriale, l'illuminismo, ecco, queste grandi epoche dell'umanità. Poi c'è la battaglia, che ne so, di Cannes, per dire, no? Ecco. E sono tutti punti di riferimento per chi studia, che credo siano molto importanti. Poi che se ne faccia un abuso, questo è appunto perché... poi dipende dall'insegnante, eccetera, però credo che siano concetti che sono proprio concetti in un certo senso, non è solo una misura del tempo, che sono importanti, però non so, io sono un chimico, quindi... È per quello che ci hai citato il carbonio 14. Ha perfettamente, certo, ragione, perché i modi per contestare queste cronologie... Ma il problema è che questa, nella fattispecie, trattandosi di un matematico, c'è questo senso di superiorità, diciamo, di alcuni cultori delle scienze dure, dall'altro di sudditanza nei loro confronti, per cui, se l'ha detto un matematico, allora i conti, la matematica è perfetta, allora i conti. Ho capito, ma se applichi un metodo a qualcosa che richiede invece un'altra metodologia, questo è sbagliato.
E anche su internet si vedono, perché questi libri appunto sono stati tradotti in varie lingue e si vede, hanno sempre questi titoli da complottismo. Come andò veramente? Esatto. Poi storia, scienza o finzione? Perché la scienza sarebbe appunto la nuova cronologia, la finzione invece quella degli umanisti, insomma, di chi usa altri metodi. Poi naturalmente il falso è sempre più bello, no? del vero, insomma, del fatto che è più misterioso, oppure può anche essere stato, non necessariamente la cronologia, ma insomma creato anche qualcosa. Non si dice così bello che non sembra vero, no? Ecco. E quindi presenta questo fascino e c'è la tendenza a voler credere, o comunque magari sì, però in fondo qualcosina può rimanere. Ma per lo storico il falso comunque è molto divertente, in effetti, perché lo usa, non è che lo butta via, dice interessante, vediamo perché è stato creato, che cosa è servito e come possiamo lavorarci sopra, che poi è un messaggio universale anche per quando uno, invece che leggere una fonte antica, magari legge una fonte online, anche lì si deve domandare, ma qual è l'origine di questa notizia, a chi può far comodo? Ecco, certo. Per quello che dico, che sono poi dei metodi di difesa, sì, ma che sono applicabili e utili in tante occasioni. Dunque io volevo darvi due ultime parole, e perché volevo anche che chiudessimo entro le 18, però non resisto alla tentazione di chiedere a Tommaso di raccontarci l'episodio di quel tizio che gli va a far vedere l'arazzo e che poi gli spiega. No, ti prego, dillo agli altri perché è troppo gustoso. Va bene, si collega volendo. È per quello, te l'ho chiesto. Diciamo, sempre i nostri cari uomini del Medioevo dicevano miscere quadrata cum circulis, no? Non si possono sommare le mele e le pere, quindi non si, insomma, ci sono modi corretti e modi non corretti di fare le cose. Questa è una storia buffa, è bellissima, è quella che poi noi presentiamo con il concetto di analogie, le analogie che sono confuse con delle relazioni strutturali. Questo è il concetto, no? Come dire, questa cosa è rossa, anche quest'altra è rossa, ergo hanno un collegamento strutturale tra loro. Va bene? Questo è il concetto, diciamo, epistemologico che sta dietro. Allora, stavo in Francia e mi si presenta un signore con un'immagine dicendo: lo riconosce? Un leone. Dico: sì, lo riconoscevo, effettivamente, una bellissima rappresentazione, uno dei leoni dell'arazzo della Dama la Licorne, che è una bellissima serie di affreschi di arazzi che stanno a Parigi. Dico: sì, è un leone di questo arazzo. E questo è tutto contento. Esatto, hai risposto giusto. Hai risposto giusto. Seconda domanda mi fa. Dice: e lo riconosce, sa chi è questo leone? Dico: la domanda diventa molto più complicata perché non conosco molti leoni. E mi dice: ma non lo vede? Dico: no, me lo dica lei. E mi fa: è Carlo V. Carlo V l'imperatore? E dico: ma scusi, perché Carlo V? Dico: ma non vede questo forte prognatismo, questo muso che sporge, no? Come sono tutti gli Asburgo, il famoso mento asburgico che esce fuori, terribile. Infatti Carlo V aveva una scucchia, si dice in romanesco. La basletta. Incredibile. Mi scusi, ma provavo a restare un po' sul gioco, ma questa razza in realtà è più antico di Carlo V, no, è un arazzo della metà del 400, Carlo V è successivo, quindi non funziona, cercavo un po' di stare a gioco. E lui mi dice: no, è il contrario, il fatto che questo leone sia Carlo V permette di dare una nuova datazione all'arazzo e quindi di posticiparlo alla prima metà del 500. Quindi la consecutio logica era leone, mento prominente, Carlo V imperatore.
con questo oggetto lui andava in giro appunto spiegando la sua storia. Se volete trovarlo, bellissimo. Si chiama Jacqui Lorette, Lorette, e ha un sito in cui spiega tutti gli arazzi della Dama la ricorda in questo modo, affibbiando nome e cognome a tutti gli animali, a tutti i cagnolini, a tutti i coniglietti che sono presenti lì. È veramente interessante. È vero, molto bello. Grazie di avercelo grazie raccontato. E allora, ultima, diciamo così, piccola provocazione, se volete. E questa, anche questa la devo un po' a Tommaso, perché Tommaso riporta. E a me questa frase è piaciuta molto, quindi siccome ho in questo momento questo palco, io lo uso in questo modo, riporta ciò che ha detto Patrick Boucheron nel suo discorso di insediamento al Collège de France nel 2015. E ha detto questo, ve la leggo: abbiamo bisogno di storia perché ci serve riposo. Una sosta per riposare la coscienza, non solo la sede di un pensiero, ma di una ragione pratica che dia piena libertà di agire. Salvare il passato, salvare il tempo dalla frenesia del presente. I poeti vi si applicano con cura. A me è piaciuta molto questa frase, questa citazione, che fa evidente riferimento al fatto che il lavoro di ricerca dello storico e anche quello di chi studia la storia, come stiamo capendo, richiede tempo. Ed è un aspetto che poco piace e attrae in un momento in cui tutto corre veloce, tutto attorno a noi corre molto veloce. L'analisi filologica, il tempo che richiede, sembrano, come dire, delle armi impari rispetto a quelle di quelli che siamo abituati a chiamare ormai i leoni da tastiera. E anche a volte rispetto ai cronisti, a volte anche i giornalisti cascano in questa questione. E quindi anche questa patata è assai bollente, nel senso che cosa possiamo suggerire anche a chi insegna la storia e ha di fronte dei pubblici che spesso sono impazienti. Che si fa? Sì, è una delle ragioni per cui la storia, intendo la storiografia, perde terreno nel mondo contemporaneo, proprio perché ha bisogno di tempi diversi da quelli che la società attuale impone. Non c'è niente da fare. Questo funziona addirittura nel mondo accademico, no? Publish or perish, dove devi pubblicare a man bassa. Grazie di aver citato questo. Per compiere un'edizione critica magari ti occorrono 10 anni di vita, no? Dopodiché hai fatto un prodotto della ricerca, come siamo a dire oggi. Che vale poco. Che vale poco. Non c'è una risposta diretta, perché la risposta ovviamente è in un cambiamento dei costumi, cioè in una riflessione profonda di come viviamo, con quanta ansia e come magari potremmo cambiare, se ci riusciamo. Ci sono due frasi, quella di Boucheron è bellissima e sono molto contento che tu l'abbia citata, e aggiungerei, credo che fosse Arnaldo Momigliano, credo che fosse lui, che disse: la filologia è l'arte di leggere lentamente. Bello, no? E allora io direi così: se la filologia è l'arte di leggere lentamente, la storiografia è l'arte di scrivere lentamente. Prendiamoci sto tempo. Cosa dici, Marina? Sì, direi di sì. Va bene, io lascerei forse proprio un attimo di spazio, se per dare modo eventualmente a qualcuno di fare una domanda, ma proprio quella sospensione, e poi, a parte che abbiamo sentito talmente tante cose che a questo punto abbiamo bisogno un po' di far sedimentare, direi, tutti quanti. Però, se c'è qualche domanda, siamo qui. Sono qui. Sì, si spera che qualcuna delle cose che abbiamo detto, ricordato, così possa rappresentare uno stimolo per chi si trova comunque nel ruolo di dover, che è difficile, come è stato detto, appunto, poi di insegnare la, esatto, non solo di fare la ricerca, ma anche di insegnare la storia. Quindi ce lo auguriamo. Magari anche fosse soltanto un piccolo spunto.
però. O a volte a me accade questo, di collaborare con dei colleghi che non hanno una impostazione metodologica simile a quella dello storico, che in realtà sanno già che cosa la storia gli deve dire, e per cui chiedono a te storico di dire: fai dire questa cosa alla storia, perché io così poi posso come dire, salire sulle spalle degli storici e motivare le mie scelte successive. Questo è anche... ma la storia è scomoda. Scomoda è un altro aggettivo che prima è stato usato a proposito anche della mostra che era stata allestita, no? Quando, ecco, e, è scomoda la storia, non possiamo noi fargli dire quello che vogliamo. Non dobbiamo selezionare in maniera maliziosa le fonti per... Quindi onestà intellettuale, diciamo, sì, serve. Sì, è scomoda. E dopo essermi messa dalla parte degli insegnanti, no, nelle classi con i nostri ragazzi, vorrei mettermi nella parte dei ragazzi, riprendendo la frase che ha detto Tommaso: la storiografia è l'arte di scrivere lentamente. Imparare la storia è il diritto di imparare lentamente, cioè diamo ai nostri ragazzi la possibilità, il tempo di imparare sviluppando un pensiero critico a partire dalla possibilità veramente di fare proprie le conoscenze, senza sommergerli di quei programmi che sono del tutto inattuabili, del tutto inattuabili, quando l'obiettivo principale diventi l'educazione di un pensiero critico consapevole, che si può formare soltanto a partire da una manducazione delle conoscenze, dei dati che vengono fatti propri, che vengono riflettuti, che vengono rielaborati, e solo così possono diventare significativi. Allora, io faccio un elogio personale, così sono una che trascrive, che fa edizioni critiche, per cui per la lentezza è il mio tempo. Faccio un elogio veramente della lentezza, ma dalla parte degli studenti. Diamo loro il tempo di crescere, diamo loro il tempo di formarsi a partire da dati che richiedono di essere riflettuti. La storia in questo veramente può essere magistra, ma magistra per la formazione delle persone, per la formazione di un pensiero critico e di una personalità profondamente radicata a partire dalla riflessione del passato, cioè della comprensione del presente e del futuro. Ecco, questo è un po' il senso, e viva la lentezza. Forse Presidente, possiamo chiudere. Sì. Dunque, io a me piace sempre pensare che quello che facciamo possa essere utile, anche se mi rendo conto che spesso questa è pure illusione. Perché traslare questi concetti nell'ambito dove dovrebbero essere recepiti per avere conseguenze di ricaduta effettiva su quello che diciamo adesso, no? I tempi dell'apprendimento, i ragazzi, i modi di insegnamento, eccetera, è una cosa che è drammatica, perché io rimango sempre stupito che non vengano interpellati quelli che sono i veri addetti ai lavori, che potrebbero gestire in modo ben diverso la questione dei programmi e dell'insegnamento da come viene gestita. E questo va bene, in me genera sempre un po' di frustrazione, perché nella mia lunga carriera mi è sempre piaciuto dibattere i problemi della scuola, dell'insegnamento, della qualificazione dei ragazzi in modo adeguato, e anche degli insegnanti, e non sono mai riuscito a trovare il varco per entrare nelle stanze giuste. Siamo ottimisti. Proviamo. Però grazie. È incredibile che libri come questi, che siano ignoti probabilmente a molto della classe docente. E
comunque, anche perché ci sono tanti libri voglio, che magari possono leggere. Sì, non voglio riaprire un dibattito, io ho imparato tante cose oggi, vi ringrazio e spero che possano avere utilità anche per qualcuno solamente. Certo. Sarebbe già sufficiente. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Lo sarà, lo sarà. Grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie. Sì, buona.